Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 96esima puntata del podcast di Marcos Box. Bene, questa puntata è dedicata quasi interamente al rilascio delle nuove versioni delle principali distribuzioni GNU/Linux che tutti quanti amiamo. Apriamo le danze con OpenSUSE RIP 15.3 che è entrata nella fase di Release Candidate. Che cosa significa che è entrata nella fase di Release Candidate? Beh, significa che adesso c'è stato il freeze dei pacchetti presenti nella distribuzione. La particolarità di OpenSUSE RIP risiede nel fatto che utilizza le stesse fonti e gli stessi pacchetti binari di SUSE Linux Enterprise e offre dal momento del suo rilascio un periodo di aggiornamenti garantiti per 18 mesi. Gli ambienti desktop offerti da OpenSUSE RIP 15.3 sono la versione con supporto a lungo termine di KDE Plasma, ovvero la 5.18, GNOME 3.34 e XFCE 4.16. Su Marcosbox trovate poi il link al wiki dove trovate un elenco di tutti quanti i pacchetti presenti su OpenSUSE RIP 15.3. Gli utenti che eseguono l'aggiornamento a OpenSUSE RIP 15.3 devono essere consapevoli del fatto che l'aggiornamento diretto dalle versioni precedenti alla 15.2 non è raccomandato, quindi fate prima, se siete su una versione precedente alla 15.2, fate prima il passaggio dall'aggiornamento alla 15.2 e poi aggiornate alla 15.3. Passiamo adesso al tanto atteso rilascio della beta pubblica di Elementary OS 6. Il team di Elementary OS ha finalmente pubblicato la beta pubblica di Elementary OS 6, la nuova major release di una delle distro più attese da parte degli utenti Linux, sia utenti novizi, ma anche utenti navigati come il sottoscritto. Questa nuova versione è basata su Ubuntu 20.04 LTS e naturalmente fa uso di Pantheon, il desktop environment interamente sviluppato in casa dagli autori della distro. Un desktop environment che praticamente lo trovate in forma completa soltanto su Elementary OS. Ci sono dei porting che sono stati fatti per altre distribuzioni come Fedora e basta, se non ricordo male, perché gli altre distribuzioni nemmeno su Arch è possibile installare Pantheon senza colpo ferire. Perché? Perché principalmente perché il team di Elementary OS applica una serie di patch a diversi pacchetti, quindi è un po' complicato portare questo desktop environment su altre distribuzioni. Le principali novità di Elementary OS 6 risiedono principalmente nel nuovo installer, un installer che abbiamo avuto già modo di vedere su Pop OS, l'introduzione dei gesti, del multitouch nei gesti, quindi se avete un laptop e quindi fate utilizzo, largo uso del touchpad, avete dei gesti uno a uno, belli fluidi. Gesti ragionati, gesti sensati alla macOS, così come il look generale della distro al quale si ispira. Maggior integrazione con Flatpak all'interno del sistema, un nuovo foglio di stile che migliora l'aspetto generale della distro, introduce anche un tema scuro che mi piace anche come hanno implementato il tema scuro, perché il tema scuro su Elementary OS non va a influenzare le applicazioni di terze parti, ma va a skinnare soltanto le applicazioni di sistema e tutte le applicazioni compatibili, quindi quelle pensate per essere compatibili con Pantheon, con Elementary OS. Oltre a questo è stato introdotto anche la possibilità di gestire gli accenti, quindi praticamente potete cambiare il colore dei contorni delle finestre, dei pulsanti, dei checkbox. E c'è anche la possibilità di adattare automaticamente il colore di queste componenti allo sfondo principale. Quindi, se avete uno sfondo che ha prevalenza di tonalità gialle, di conseguenza si andrà a attivare il flag per impostare su giallo questi aspetti secondari del tema. È carino, mi piace come hanno fatto l'implementazione. Per il resto, poi la distro è praticamente uguale alla versione precedente. Non c'è nulla di nuovo. L'altra novità che poi riguarda le applicazioni base è che Evolution Data Server è utilizzato come back-end di posta e sto vedendo da quanto mi stanno riportando alcuni utenti, questo ha creato qualche problema perché ci sono diversi utenti che non riescono a configurare
correttamente il client di posta elettronica, né con la Gmail né con Outlook e quant'altro. Probabilmente tutto verrà corretto nei prossimi giorni, settimane e quant'altro, perché questa è la prima beta. Gli sviluppatori di Elementary OS prevedono di far uscire una successiva beta e poi una release candidate prima del rilascio della versione stabile. Io l'ho provata per un giorno intero, perché poi ho ceduto perché ho avuto una serie di crash, una serie di problemi. Mi serviva il computer quel giorno e quindi di conseguenza ho fatto un'installazione di un altro sistema operativo, di un'altra distribuzione. E però, da quel che mi hanno detto altri utenti, sono arrivati diversi aggiornamenti, quindi stanno procedendo bene a fissare e rimare il tutto. E vabbè, comunque andatevi a vedere su Marcos Box il link di approfondimento, trovate il link che poi vi riporta al post sul blog di Elementary OS con maggiori informazioni sulla distro, con tutte quante le novità che vengono spiegate per bene, e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa distribuzione. Ovviamente, che cosa fa Marco ogni volta che si trova a installare Elementary OS per poterlo utilizzare senza stare a imprecare ogni 2 secondi? Beh, la prima cosa che fa, ovviamente, è quella di abilitare il repository di terza parte. La seconda cosa che fa, che è fondamentale e vitale per il modo in cui utilizzo il sistema operativo io, è quello di andare a aggiungere gli indicatori di terze parti nella tray di sistema, quindi per tutte quante le applicazioni, tipo, che ne so, i vari client di cloud storage come Nextcloud, Dropbox, pCloud, ma anche aggiungere il supporto alle varie applicazioni di messaggistica come Telegram, ma anche servizi come Slack, Discord e quant'altro. Perché? Perché che cosa fa Elementary OS? Elementary OS ha lo stesso brutto vizio di GNOME, che non ha il supporto per gli indicatori di terze parti, delle applicazioni di terze parti, quindi che significa che se installate Elementary OS non potete avere l'iconcina di questi programmi che vi ho detto prima all'interno della tray di sistema, ed è molto scomodo perché, che ne so, Telegram vi notifica ad esempio se c'è un nuovo messaggio. I vari client di sincronizzazione hanno l'iconcina che vi stanno a indicare se si sta facendo la sincronizzazione oppure no, ed è una cosa fondamentale a mio avviso perché sono pensate proprio per quello. E c'è tutto un motivo per cui quelli di Elementary OS non introducono il supporto a questi tipi di indicatori. Magari se ritrovo il link, la risposta di Daniel Foré, della Lego, fra le note del podcast. Fatto sta che comunque non c'è questo supporto come su GNOME, mentre su GNOME è possibile rimediare mediante un'installazione di un'estensione di terze parti. Su Pantheon bisogna fare giusto qualche step in più. Perché? Perché bisogna aggiungere un repository aggiuntivo e installare un PPA che va ad aggiungere il Wing Panel a Yatana Indicator. Una volta aggiunto questo, una volta installato questo pacchetto aggiuntivo, una volta installato poi un altro pacchetto aggiuntivo successivo che sarebbe l'Indicator Application, vabbè, su Marcos Box trovate tutte le istruzioni. Quindi trovate la guida che di fatto consiste nell'installare, devo aggiungere un repository aggiuntivo per installare un pacchetto e successivamente andare a modificare, aggiungere Pantheon all'elenco dei desktop in grado di funzionare con gli indicatori e niente, riavviare il sistema e potersi finalmente godere gli indicatori di sistema per applicazioni di terze parti anche su Elementary OS. Sì. Io, vabbè, sapete come la penso, sapete che cosa penso di tutti i desktop environment che non hanno questa funzionalità out of box. Sono il solo ad avere problemi con queste cose? No, ditemelo, lasciatemi un commento su blog se sono l'unico fissato con queste cose, o se per voi si può vivere tranquillamente senza avere gli indicatori per applicazioni di terze parti nella tray. Fatemelo sapere, no, ci tengo veramente, ci tengo a sapere la vostra opinione. Passiamo adesso alle distribuzioni che verranno rilasciate fra poco.
Ovviamente, che cosa succede ad ogni fine mese puntuale, oltre a ricevere la paga per la maggior parte delle persone fortunate, c'è anche il tanto atteso post di Clemente Lefebvre, il patron di Linux Mint, che fa assunto delle ultime novità dal mondo di Linux Mint. Questo mese ha postato una serie di novità, alcune interessanti. La prima riguarda Warpinator, che è un programma che è stato aggiunto alle applicazioni base di Linux Mint. Che cosa fa questo programma? Warpinator serve per poter trasferire attraverso la rete locale facilmente file da computer a computer. Warpinator è disponibile nativamente per Linux Mint 20, 20.1 e Linux Mint Debian Edition 4, ma è anche disponibile come Flatpak per qualsiasi altra distribuzione. E che cosa mancava? Mancava, per completa ricerca, mancava una versione per fare tutto questo anche da computer a dispositivi Android. Bene, ci ha pensato a risolvere questo problema uno sviluppatore di terze parti, che ha rilasciato un client non ufficiale per Android di Warpinator, una versione non ufficiale di Warpinator per Android, che è stata pubblicata su Play Store. Quindi non dovete installare APK da fonti sconosciute, la trovate direttamente su Play Store, e questo già è una cosa buona e giusta. E su Marcosbox trovate il link e trovate maggiori informazioni al riguardo. Ovviamente il codice della versione Android di Warpinator è stato rilasciato pubblicamente ed è disponibile su GitHub. Poi ci sono state alcune notizie riguardanti Hypnotix, che è un programma che era stato aggiunto qualche diversi mesi fa. Che cosa serve questo programma? È un programma che serve per poter vedere le IPTV gratuite mediante il proprio computer. Sull'utilità di questo programma, sulla necessità di aggiungere un programma del genere fra i roster delle applicazioni di Linux Mint, stendiamo un velo pietoso e tralasciamo l'utilità di questa cosa. Comunque, l'hanno aggiunto, a molti è piaciuto. Però ha smesso di funzionare. Perché? Perché che cosa è successo? Hypnotix veniva utilizzato per funzionare, utilizzava un provider predefinito chiamato FreeIPTV. Ci sono state delle tensioni personali, dei conflitti personali, scorniamenti vari tra quelli di FreeIPTV e alcuni dei fork che sono stati fatti su GitHub, ma anche con altri progetti di IPTV che ne hanno copiato parte del contenuto. Alla fine che è successo? È successo che il progetto FreeIPTV è fallito, hanno chiuso, hanno deciso di non continuare. Cioè, rendetevi conto a che livelli siamo arrivati, che ci si scorne anche per queste cose. Comunque, sebbene questo non avesse nulla a che fare con Hypnotix, però ha avuto un impatto sugli utenti che utilizzavano il provider predefinito, che era appunto FreeIPTV. Di conseguenza il team di Linux Mint ha dovuto cambiare il provider predefinito e si è passato da FreeIPTV a FreeTV, che è un provider molto più piccolo, cioè soltanto 114 canali rispetto ai, se non ricordo male, erano più, oltre 2000 FreeIPTV che erano presenti nell'altro progetto. Però vabbè, hanno dovuto modificare, hanno dovuto aggiornare il provider predefinito di Hypnotix. Quindi, se adesso avete meno canali, sapete che il motivo è dovuto a scorniamenti vari. Infine, parliamo di Cinnamon. Cinnamon 5 fornirà strumenti di gestione che servono per cercare e aggiornare direttamente le spezie di Cinnamon direttamente con il gestore aggiornamenti. Che cosa sono le spezie di Cinnamon? Per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, beh, le spezie sono dei componenti aggiuntivi per Cinnamon. Ci sono quattro tipi di spezie che sono state pensate, che sono state integrate all'interno di Cinnamon, e sono gli applet, che vanno aggiunti al pannello, i desklet, che vengono eseguiti sul desktop stesso, quindi, che ne so, tipo il coso per mettere le note e così ne varie,
le estensioni che modificano il comportamento di Cinnamon e i temi che modificano il modo in cui Cinnamon appare. Tutte queste quattro vengono chiamate spezie di Cinnamon, perché Cinnamon, capito, è la cannella, quindi è una spezia. Cioè, avete capito perché hanno nominato tutto questo in questo modo? Sono simpaticoni quelli di Kingsmith. E vabbè, comunque, fino adesso per vedere gli aggiornamenti applicare dovevamo andare nelle impostazioni di sistema oppure utilizzare un'app di terze parti. Vabbè, era tutto un casino. Adesso invece è possibile aggiornare direttamente dal Minta Update Manager, che gestirà appunto le spezie di Cinnamon e gestirà allo stesso modo in cui vengono gestiti gli aggiornamenti di Apt. Cioè, che ne so, saremmo in grado di vedere lo stesso tipo di informazioni che vengono mostrate anche per gli aggiornamenti di Apt, quindi la versione e quant'altro, la dimensione. E saremo anche in grado di avere le stesse funzionalità. Per esempio, potremmo mettere in blacklist una particolare spezia o una sua versione. Quindi possiamo gestire in maniera più completa possibile tutti questi aggiornamenti. Saremo anche in grado di automatizzare gli aggiornamenti delle spezie. Perché in maniera predefinita le spezie vengono aggiornate poco dopo l'accesso al sistema e poi viene mostrato adesso viene mostrata una notifica che dice queste spezie, questo applet deve essere aggiornato o verrà aggiornato in maniera automatica e vabbè. Hanno aggiunto l'aggiornamento automatico delle spezie, quindi detto in due parole è quello. Sì, era una funzionalità che sarebbe dovuta arrivare già da diverso tempo, perché effettivamente se tu introduci un sistema di applet vari e quant'altro, è cosa buona e giusta, introduco un sistema che te li mantenga anche aggiornati, quindi non dover costringere l'utente ad andare a cliccare lì, quel sottomenu di quell'altra cosa, oppure andare a aggiornare manualmente. Non ha senso. Se le integri all'interno del sistema, devi anche prevedere fin dall'inizio un sistema per poterli mantenere aggiornati. E basta, perché non ci sono altre novità su Cinnamon. Speriamo nei prossimi mesi arriverà qualche altra notizia su Cinnamon 5. Perché effettivamente lo sviluppo di Cinnamon sembra essersi leggermente arenato. È morto, direbbe qualcuno dei miei lettori, e in effetti è così, eh. Non vedo che stanno aggiungendo funzionalità, non lo stanno svecchiando, non stanno facendo. Non so che cosa gli prenda il team di Kingsmint, forse non hanno più le forze di mantenere aggiornato Cinema, ma non lo so. Vabbè. Vedremo prossimamente come si comporteranno, che cosa faranno. Ah, e dimenticavo. L'ultima notizia riguardante Linux Mint è che la versione 18 di Linux Mint ha raggiunto lo stato di EOL, cioè End of Life, e quindi non sarà più supportato. Quindi se avete una versione 18 di Linux Mint dovrete necessariamente aggiornare. Ed è anche ora, ed era anche ora di, perché è uscita un po' di tempo fa, quindi datevi una mossa, aggiornate. Mi rendo conto che nella spezione precedente sono apparso leggermente disgustato, diciamo così, no, disgustato no, è troppo, svogliato, scocciato, un po' a tratti deluso nel parlare di Linux Mint e di Cinnamon. Ed è effettivamente però quello che provo, questo senso di delusione, svogliatezza nel provare, nel parlarne. Perché effettivamente gli sviluppatori di Linux Mint, come vi dicevo prima, si sono arenati con Cinnamon, non so che cosa gli sta prendendo, non introducono novità, non lo migliorano più di tanto, i miglioramenti che sono stati introdotti sono discutibili, ad esempio con la precedente versione hanno aggiunto un fix per il problema dei driver Nvidia. Che anziché, perché ogni tanto se si viene utilizzato per troppo tempo la sessione senza riavviare ci sono dei memory leak. Anziché pensare a risolvere il problema dei memory leak per capire da dove derivano, no, loro che cosa hanno fatto? Hanno aggiunto opzione per limitare il numero massimo di giga di RAM occupati. Cioè, cosa folle, cosa folle.
E poi non l'hanno migliorato più graficamente. All'inizio avevo detto che avrebbero migliorato graficamente Cinnamon per svecchiarlo, invece no, è ancora lì con quei temi un pochettino che ti mettono un po' ansia. Vabbè, i colori di base di Linux Mint mi hanno messo sempre ansia, non mi piacciono, sono brutti. Una scelta discutibile, molto discutibile, è quella di quei set di icone vecchissimo, bruttissimo. Che anche mettendo set di icone di terze parti è un casino andare a trovarne uno che va a personalizzare completamente tutte quante le icone Linux Mint, anzi di Cinnamon. E come vi dicevo prima, non l'aggiornano più con costanza, si limitano a introdurre cosine qua e là, non aggiornano più le varie XApps. Vanno ad aggiungere XApps discutibili come Hypnotix o come Warpinator, non lo so, cose che potevano risparmiarsi, potevano dedicarsi a migliorare quello che già c'era. Comunque, vabbè, chiuso questo pippone su Linux Mint, speriamo che si riprendano, che riescano a ritrovare la rotta, anche la voglia di programmare, di fare cose belle, perché Cinnamon è carino, dai, vi ripeto, è bello perché è comodo per gli utenti alle prime armi perché trovano un ambiente familiare e al tempo stesso non è troppo vecchio nell'aspetto. E io conosco poi diversi pinguini anziani che utilizzano Cinnamon che si trovano bene, principalmente su altre distribuzioni, anche non su Linux Mint, perché Linux Mint è come Ubuntu, viene schifata. Linux Mint viene doppiamente schifata perché Ubuntu è una derivata, questa invece è una derivata di una derivata, quindi schifo su schifo. Comunque, vabbè, team di Linux Mint, se all'ascolto, date una mossa, svecchia sto cacchio di Cinnamon e fai cose fighe come facevi un tempo. Bene, 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 adesso parliamo della prossima versione di Ubuntu, il cui sviluppo è già partito, quindi è possibile già scaricare le prime ISO daily. La prossima versione di Ubuntu, precisamente Ubuntu 21.10, che verrà rilasciato il prossimo 14 ottobre 2021, si chiamerà Impish Indri, che l'Indri praticamente è più grande tra i lemuri, tra le specie di lemuri esistenti, ed è tipico del Madagascar. Andate su Marcos Box, trovate il link su Wikipedia per il momento della Gaia Scienza. Vabbè, ovviamente è presto per parlare delle novità che ci aspettano su Ubuntu 21.10, però due cose sono certe. La 21.10 vedrà l'arrivo del nuovo programma di installazione scritto in Flutter, come cacchio si chiama, di cui vi avevo parlato qualche mese fa. Su Marcos Box trovate il link con approfondimenti. E vedrà anche l'arrivo di GNOME 40 per quanto riguarda la shell. Il resto delle novità lo scopriremo più avanti, lo scopriremo seguendone lo sviluppo. Speriamo che il team di Ubuntu riesca a fare qualche cosa carina per riadattare la propria shell al nuovo paradigma di shell di GNOME Shell, quindi il nuovo paradigma con gli spazi di lavoro messi diversamente e quant'altro. Vedremo che cosa si inventeranno i ragazzi di Ubuntu, se stravolgeranno, quasi sicuramente stravolgeranno per mantenere l'aspetto attuale. Vabbè, sono quelli di Ubuntu, li amiamo anche per questo, che vanno a colmare tutte quante le varie lagune di GNOME Shell. Non mi fate aprire un'altra volta la polemica su GNOME Shell, no, già ho fatto i pipponi la scorsa settimana. Passiamo adesso a una notizia che era passata leggermente in sordina da tutti quanti i siti che si occupano di notizie riguardanti al mondo del software libero open source. Una notizia che è molto interessante, che bisogna tenere d'occhio gli sviluppi futuri, perché potrebbero essere cose buone, potrebbero anche essere cose cattive. Che cosa è successo? È successo che la società che è già positiva, Ultimate Guitar e MuseScore, ha annunciato l'acquisizione di Audacity. Audacity lo conoscete, il famoso software di editing audio open source e multipiattaforma,
apprezzato praticamente da tantissima gente che lo utilizza per registrare la propria musica, per registrare i propri podcast. Anche in questo momento io sto utilizzando Audacity per registrare le tracce del podcast. L'ho utilizzato anche da YouTuber per registrare i propri video. È un software molto versatile, molto apprezzato. È gratuito, è open source. È disponibile su Windows, macOS e Linux. Quindi ha avuto modo di diventare di farsi un nome Audacity. Quindi è conosciuto non soltanto da noi utenti Linux. Bene, l'annuncio dell'acquisizione di Audacity da parte di questa società è arrivato tramite il canale YouTube di Martin Kiry, che per l'occasione ha fornito anche una panoramica della storia di Audacity. Su Marcosbox trovate il link al video, che è davvero interessante, andatevelo a vedere. Per chi non lo conoscesse, Martin Kiry è stato in passato a capo del design di MuseScore e adesso si occuperà sia di MuseScore che di Audacity. Per l'occasione è stata creata una nuova società chiamata Muse Group, che va a riunire sotto uno stesso ombrello Ultimate Guitar, Audacity, Tonebridge, MuseScore e MuseClass. Quindi una società che andrà a occupare appunto di tutti questi software che vengono apprezzati da parte di musicisti, ma anche da utenti comuni. Speriamo che questo porti sviluppo a Audacity e che la natura di Audacity non venga snaturata. Speriamo che non facciano qualche scherzo con versioni castrate e poi aggiungendo versioni poi a pagamento. Insomma, ci siamo capiti. Speriamo, che dire, se solo rose fioriranno. Passiamo adesso alle ultime due notizie di questa settimana che riguardano due software. Il primo riguarda la versione beta di Microsoft Edge per Linux. Prima che scateniate i vostri forconi nei miei confronti per aver parlato di Microsoft Edge su Linux, perché Microsoft è Linux. Si sa, sono un brutto accostamento, vabbè, però sapete bene, sapete che cosa è successo, sapete che Microsoft ha ribassato Edge su Chromium, ha introdotto questa nuova versione del browser anche su Linux, inizialmente nel canale dev, quindi quello con aggiornamenti frequenti che vengono rilasciati praticamente una volta alla settimana, e adesso ha reso disponibile finalmente la versione beta, il canale beta di Microsoft Edge per Linux. Perché è importante questa notizia? È importante perché la versione beta è più stabile rispetto al ramo developer, perché ho aggiornamenti che vengono fatti ogni 6 settimane, quindi non ogni settimana come il canale dev, porta novità senza compromettere la stabilità del programma. Se siete su Ubuntu e derivate e avete già installato la versione dev di Microsoft Edge per Linux, per installare la versione beta non dovete fare altro che aprire il terminale e installarla, installare il pacchetto Microsoft Edge beta. Se siete su altre distribuzioni il procedimento è simile. Comunque, su Marcosbox trovate anche il link per poter scaricare il pacchetto in formato deb per Debian Ubuntu o quello in formato RPM per Fedora OpenSUSE. Adesso non ci resta che il rilascio della versione stabile, del ramo stabile di Edge per Linux, che, stando alla roadmap, è previsto per il prossimo 27 maggio 2021, quindi a breve, a fine mese, arriverà anche il ramo stabile di Microsoft Edge per Linux. Quindi significa che finalmente l'hanno giudicato stabile e usabile tutti i giorni. Ripeto, lo so che mi odierete perché sto parlando di Microsoft su Linux, abbraccio stand estingui, bla bla bla, tutte le solite menate su Microsoft, però io preferisco avere un'alternativa in più e non una in meno, visto e considerato che Firefox non sta tanto bene di salute e ormai ci siamo legati troppo ai prodotti Google. Sì, forse dice, boh, che fate, dice, lasciate Google per buttarvi fra il braccio di un altro monopolista brutto e cattivo, però quello ci passa il convento. Edge comunque ha alcune feature davvero interessanti, è basato su Chromium, quindi garantisce la compatibilità, è attento anche alla privacy sotto certi aspetti, ha introdotto alcune funzioni interessanti ed è anche merito dei ragazzi di Microsoft se
anche le ultime versioni di Edge consumano meno. Poi, vabbè, discorso a parte, se utilizzate Edge su Windows, se siete costretti a utilizzare Windows come sottoscritto, fateci un pensiero, provate Edge. Perché vi assicuro che rispetto a Chrome è tutto un altro pianeta in fatto a consumi, in fatto di consumi. E anche su Linux ci sono dei miglioramenti non proprio così marcati come la versione per Windows, però ci sono dei miglioramenti rispetto ad Edge, e cioè rispetto a Chrome. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo utilizzate, se l'avete provato, se vi schifa a prescindere proprio. Vi dice no, è Microsoft su Linux, no, proprio. Croce nera. Non fate gli estremisti, dai. Infine parliamo di Scribus. C'è stato il rilascio della versione 1.5.7 che, oltre al consueto lavoro di correzione di bug e di miglioramenti generali al codice, vede l'introduzione della funzionalità per l'editing dei PDF. A partire quindi dalla versione 1.5.7 sarà possibile importare testo all'interno di Scribus, quindi da parte di PDF, e modificare questi PDF. Va notato che questa funzionalità è ancora marcata come sperimentale e questa mattina ne ho avuto anche la conferma perché l'ho provata su un computer con Windows e ci ha messo un casino di tempo per importare un PDF che era un pochettino più complesso. E io all'inizio pensavo, avevo dato la colpa al computer dello studio che è particolarmente schifoso. Quindi stavo già dando la colpa al computer di Rossino, poi mi sono dovuto scusare, fare pubbliche scuse nei confronti del computer, io ho dovuto mettermi in ginocchio sui ceci, perché? Perché poi mi sono accorto, su segnalazioni da parte degli utenti, ma anche su segnalazioni da parte di alcuni lettori di Marcosbox, che non era colpa del computer, ma è colpa di Scribus. E appunto, questa funzionalità è stata giudicata sperimentale per un motivo ed è proprio quello. Non è un fulmine di guerra nell'importazione, è ancora un po' complesso, problematico editare i PDF. Che dire, speriamo che nelle prossime versioni il tutto migliori. Poi, comunque, su Marcosbox andatevi a leggere il changelog completo di Scribus 1.5.7 e ripeto per l'ennesima volta: speriamo che funzioni perché. Io attualmente su Linux per editing di PDF utilizzo LibreOffice Draw e che dire, lì spesso ci sono problemi che vengono un po' sminchiati i PDF, quindi mi piacerebbe avere un'altra alternativa per la modifica dei PDF su Linux senza acquistare software a pagamento. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, magari provatelo, scaricatelo e ditemi se anche voi se anche a voi vi dà problemi di lentezza e cosine varie. Beh, con questa ultima notizia si conclude qui questa 96esima puntata del podcast di Marcosbox. Spero di non avervi annoiati troppo e se siete arrivati fino a qui, complimenti per aver assorbito la mia voce per tutto questo tempo. E vi ricordo che potete seguire il podcast di Marcosbox sulle principali piattaforme, lo potete seguire da qualche settimana anche su Amazon Music, quindi se avete un dispositivo Alexa, basta che dite Alexa, riproduci il podcast di Marcosbox su Amazon Music e vi verrà riprodotto il podcast. Meno male che non è partita la mia Alexa in questo momento, perché ce l'ho a fianco, quella disgraziata, ha capito questa volta che non doveva partire. E non doveva farmi fare brutte figure. Comunque, dicevo, potete seguirmi sulle principali piattaforme, quindi su Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Anchor, e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo che su Marcosbox è stato aggiunto un link che potete trovare sulla destra tra i link suggeriti, che vi rimanda al canale delle offerte Telegram di Amazon di Marcosbox. A che cosa serve? Serve semplicemente che potete supportare il blog acquistando su Amazon. Come ben sapete, c'è il codice referral Marcosbox-21. Se voi acquistate un prodotto su Amazon utilizzando il mio codice referral, una piccola percentuale del vostro acquisto mi verrà data da Amazon sotto forma di buoni per acquistare altri prodotti. Pochissima roba, non credete che mi danno i big money. Per voi non cambia nulla perché il prodotto lo pagate sempre allo stesso prezzo. Per me arriva questa piccola donazione.
E vi ricordo inoltre che potete seguire Marcos Box anche sul canale Telegram e c'è attivo il canale della community di Marcos Box dove potete parlare di praticamente qualsiasi cosa, troverete altri utenti come voi. Se avete qualche dubbio, volete un consiglio su qualche cosa e quant'altro, sul canale Telegram di Marcos Box troverete tanti utenti pronti ad aiutarvi. Bene, detto questo, la puntata finisce qui. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Alla prossima settimana. Ciao ciao.